Hello there! Nel video di oggi inizierò con il creare me stessa su The Sims e questo è per iniziare una nuova serie. Lo so che ci ho messo un po' a ritornare, lo so che le altre serie non le ho finite, speriamo che questa sia la volta buona. In ogni caso io adoro troppo giocare a The Sims, quindi mi ritorna sempre la voglia di iniziare una nuova serie e questa volta ho tantissime idee. La prima è stata intanto chiedervi che cosa preferivate come protagonista e vi ho chiesto su Instagram e su Twitter di dirmi se preferivate che la protagonista fossi io oppure fosse un personaggio inventato. E io non l'avrei mai pensato, ma sia su Twitter che su Instagram ha vinto il personaggio Cleo. Quindi, come vedete, adesso sto cercando di creare un sim che possa assomigliarmi. Lo so perfettamente che il viso non mi assomiglia, però ho messo gli occhi azzurri, i capelli assomigliano molto a quelli che ho adesso e anche per lo stile dei vestiti ho cercato di rimanere fedele a quello che di solito potrei indossare o comunque i miei gusti. E come vedete ho messo anche i tatuaggi, questo è il look da giorno e la maggior parte dei vestiti che mi vedrete indossare sono vestiti che trovate nel gioco di The Sims, nelle espansioni. Ho cercato di limitare il più possibile i contenuti personalizzati, per esempio questo vestito da sera è di The Sims, gli orecchini che vado a mettere sono di The Sims, i tatuaggi invece, come potrete immaginare, non sono di The Sims, quelli li ho scaricati, però ci tenevo che appunto i tatuaggi fossero abbastanza realistici, quelli di The Sims non mi piacciono per niente. Però anche le scarpe che uso sono di The Sims e appunto questo è il look da sera. Ho cercato per i vari look di stare sul, cioè di non scegliere tutto nero perché io solitamente su The Sims tendo a usare colori molto neutri e quindi ho cercato per questa serie anche di giocare un po' con i colori. Non sempre ce la faccio perché il mio colore preferito per i vestiti è il nero, però come vedrete mi sono impegnata abbastanza. Ovviamente il look da sera che avete visto prima era in nero per essere più elegante. Qui ho i pantaloni neri, ma il top mi sembra che lo scelgo colorato. Spero di sì, ok? Sì, il top lo scelgo colorato. Mi piacciono molto questi pantaloni. In realtà questi pantaloni li avete tutti, nel senso che fanno parte del gioco base, non dovete avere espansioni. Quindi è molto bello perché ogni tanto The Sims ci regala nuove cose così a caso con gli aggiornamenti. Adesso passiamo alla notte. Di solito utilizzo sempre questa camicia che adesso vedrete che selezionerò. Mi piace molto perché è abbastanza realistico, diciamo. Mi piace tanto perché anche corta si vedono i tatuaggi sulle gambe che io in realtà non ho, però fa niente. Poi look da festa. Ah, come vedrete ho cercato di utilizzare maggiormente i vestiti e gli oggetti che sono arrivati con le ultime due nuove espansioni. Guardate che bello questo vestito, un po' extra, sembra quasi da pattinatrice sul ghiaccio, però mi piace tantissimo. Adesso sto cercando di abbinarci anche un make-up. Comunque mi piace un sacco e appunto questo vestito per esempio viene con l'espansione stagioni e altre cose che ho scelto per gli outfit vengono invece con l'espansione del bucato e queste sono le ultime due espansioni che ho scaricato, le più nuove e ovviamente pagandole, cioè voi mi chiedete spesso le espansioni dove le trovo, in generale tutte le espansioni comunque io le pago, sono ufficiali, mentre contenuti personalizzati come i tatuaggi li trovate su internet cercando The Sims CC. Ecco il costume, anche questo fa parte dell'espansione stagioni, bellissimo, anni 50, adoro, cioè è bellissimo. E adesso con stagioni si sono aggiunti due nuovi outfit, ovvero l'outfit per quando fa caldissimo e quindi dovete vestire il vostro sim molto molto leggero, altrimenti nel gioco avrà delle ripercussioni, cioè se troppo pesante va in iperventilazione. Quindi, come vedete, le ho messo il minimo indispensabile. Mi piaceva molto questo abbinamento rosa bordeaux, quindi sandali, cose corte, tutto molto leggero e poi come vedrete tra poco invece faccio l'outfit quando fa freddo per quando fa freddo e dovete coprire i vostri sim altrimenti muoiono di freddo. Questa è la novità, mi piace molto perché rende il gioco realistico, devo dire la verità a me piace molto, mi piacciono molto le cose realistiche, quindi ho deciso come outfit di metterle gli UGG che mi sembrano perfetti, queste calze alte e questo outfit con il golfino bello pesante di lana.
Mi piace molto anche questo. Ora sto scegliendo i tratti della Sim. Ho deciso che il suo sogno sarà essere amica degli animali, perché alla fine tra i sogni, tra le aspirazioni, secondo me The Sims può fare di meglio. E l'unica che mi ispira più di tutte, si avvicina comunque anche a quello che piace a me, è essere amica degli animali. Gli altri tre tratti invece sono essere perfezionista, cioè sono perfezionista io, poi amante dei cani e buongustaia. Che è vero, mi piace un sacco mangiare. In realtà adesso, come vedete, sto cambiando amica degli amica dei cani, perché è già il mio sogno essere amica degli animali, quindi era un po' una ripetizione, e quindi aggiungo un nuovo tratto, non me lo ricordo, ambiziosa, adesso lo aggiungo, perché comunque nella vita di questa sim voglio farle fare tanti lavori, e quindi l'ambizione comunque fa parte anche di me. Quindi questo è l'outfit per tutti i giorni. Molto carino, molto colorato e soprattutto creato tutto con contenuti di The Sims. Questo è quello elegante da sera e qui sono stata sul nero perché mi sembrava perfetto questo colore per gli abiti formali. Qui invece per quando vado in palestra, quando faccio sport, e come vi ho detto quei pantaloni mi piacciono tantissimo anche perché sono a vita alta. L'outfit da notte è molto semplice, molto veloce, questa camicia rosa adoro. L'outfit pazzo per la festa, non potevo non usare questo costume che sembra appunto da pattinatrice, però mi piace un sacco. Il costume per fare il bagno con anche gli occhiali da sole, quelli li metto sempre per quando si va a fare il bagno perché sono molto carini e realistici. Poi abbiamo l'outfit per quando fa molto caldo, quindi veramente ha su il minimo indispensabile. E infine l'outfit per quando fa molto freddo, con gli UGG. Io posseggo quegli UGG neri, quindi è molto molto vicino alla realtà questo outfit. Bene, io spero davvero che questo video, primo video, vi sia piaciuto. Assolutamente dovete farmi sapere qui sotto nei commenti come vorreste che fosse la vita di Cleo in The Sims. Quindi lasciatemi tutte le idee che volete per nuovi personaggi, anche nuovi edifici da creare. Veramente, scrivetemi tutto, anche una piccola storiella, una piccola trama che potrò andare a fare su The Sims. Io ho tante idee, ma voglio sapere anche da voi. Quindi vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video o al prossimo vlog. Ciao!